Tra le piante espettoranti e febbrifughe, molto note e utilizzate in epoca medievale, abbiamo la camomilla, che adesso è proprio nella fase di fine fioritura con i capolini, che sono la parte della pianta da raccogliere, la altea, che fiorirà in estate, molto nota come pianta medicinale, ma soprattutto l'imponente verbasco, Verbascum tapsus o tasso barbasso, che si alza di circa 1,5 metri, a volte anche 1,82 metri, e inizia a fiorire di giallo proprio in questo momento. Siamo a giugno. Lo si può trovare selvatico in molte zone dell'Italia, soprattutto ai bordi dei campi, delle strade, a volte anche alla base dei muri. Verbascum tapsus, tasso barbasso.